E ciao a tutti, sono Alessandro da Sala Giochi 1980 e oggi inauguriamo la nostra nuova rubrica che è appunto delle recensioni dei nostri videogiochi preferiti, video recensioni. Oggi parliamo di Kung Fu Master, un gioco della IREM che è stato pubblicato per il mercato occidentale dalla Data East Corporation, scusatemi. Ed eccoci, partiamo. Allora, innanzitutto molti lo definiscono come il padre di tutti i picchiaduro, anche perché è stata un po' l'apripista. Come vedete, la grafica è molto semplice, molto adatta insomma allo scopo, e abbiamo a disposizione soltanto allora il calcio, questo, poi c'è il calcio volante, il pugno e il calcio da ginocchia piegati, insomma come se stesse sul cesso. Allora, tra i nemici c'è appunto il lanciatore di coltelli, quello che vediamo adesso, che mi sta facendo il culo, scusate il termine. Questi omini vestiti con una magliettina rosa che io adesso sto facendo a pezzi, anche se mi è rimasta pochissima vita, speriamo che no. E ultime parole E famose. sti cazzi! Niente, ricominciamo perché non mi piace né tagliare né mettere solo le parti migliori, io metto sempre tutte le parti. Vedete, ricominciamo, stiamo dando dei sonori calci in faccia ai nostri nemici e continuiamo, insomma, ecco. Piano, anche loro perché sono spesso un po', però il problema è, ecco, come stavo per dirlo, quando iniziano un po' sullo schermo ad ammucchiarsi, io lo dico così, quando iniziano a essere insomma diversi nemici, soprattutto quando ci sono i lanciatori di coltelli, inizia un po' a essere un problema. Diciamo che per il momento me la sto cavando bene, anche se ho perso una vita insomma sul primo livello. A proposito di livelli, stiamo quasi arrivando al boss o al mostro di fine livello. Adesso ve li faccio vedere un attimo. Eccoli qua. Il primo, il secondo, guerriero con boomerang, Mr. Big, questo è preso dall'ultimo combattimento di Chen, il mago nero o il gobbo, noi lo chiamavamo in sala giochi, e Mr. X, che è quello che puntualmente ogni volta ci fa neri. E questo sono io in una posa presa prima mattina. No, ovviamente sto scherzando. Oh, ci siamo riusciti, benissimo. Primo livello, sembra che sia a posto. E non è da poco, non è insomma poco, no? Non è da poco. Diciamo che avrei potuto farlo anche con una vita soltanto, però purtroppo. Iniziamo il secondo livello. Allora, i livelli che vanno da sinistra verso destra sono quelli più difficili. Vedete, qua ci sono elementi di magia nera, cinese o gialla, boh. Ecco, ci sono questi vasi da cui escono insomma questi bastardissimi animalacci, e vai. E ci siamo riusciti finalmente. Oh, ecco, vediamo adesso questi un attimino, vediamo di farli fuori se non lo fanno prima loro con me, e arriviamo al boss del secondo livello, il guerriero con boomerang. Ecco, oh, no, no, e no, e muoviti, no, e vai, grandissimo. Ma vai, ma vieni, ma chi sono, Pirletti, dimmi, chi sono? E quindi ora stiamo attento. Ok, benissimo. Anche il secondo livello è fatto, e adesso ci attende il terzo con il boss, che è Mr. Big. Vediamo un po' come va a finire. Benissimo, una vita bonus. E ecco qua la Silvia, poverina, incatenata, e vediamo di andarla a salvare. Pronto, sto arrivando, eccomi. Ok, quindi come dicevamo prima, i livelli che vanno da destra verso sinistra sono diciamo più semplici perché non hanno la prima parte, quella con i vasi o con le falene. Vediamo di riuscirci senza perdere 87 vite. Fino a qua, ecco, adesso io qua mi ricordo un trucchettino che facevamo in sala, appunto ci facevamo rincorrere dal lanciatore di coltelli in modo che gli altri nemici non arrivano nello schermo. E come sto facendo adesso, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare al boss senza tornare indietro fino alla fine. E vediamo il signor Mr. Big. Eccolo, 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 no, no, se mi colpisce, vai. La Madonna! Oh, che sudata, mamma mia. Ok, e anche il terzo boss è andato a fare in culo.
proprio nel vero senso della parola. Iniziamo il quarto, questo è il livello appunto che odio di più con le falene. Vediamo insomma di non perderci 170 vite. Ecco, cominciamo subito. Iniziamo. No, non voglio. No, non vorrei morire subito così. Primo livello, non voglio morire. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa. Non mi preoccupare. E puntualmente ricominciamolo. Vediamo adesso di farlo un attimo con più, un po' più di cuore. No, 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 no. Io, Stefaleni, e che è l'uomo falena. No. Lavoratori! Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo ad uccidere il quarto livello, il gobbaccio maledetto. Vediamo. Vabbè, Porcaccia di quello! ricominciamo ancora e vediamo. Eh no, e allora, beh, allora beh, cambio gioco e faccio la recensione di Mister Doom, non lo so, cioè insomma no, no, e allora niente, niente, sono negato. Forse i riflessi non sono più quelli di una volta, che in sala giochi mi ricordo che ero molto più reattivo. Ecco, i nanetti o i bambini non so cosa siano che saltano, sono veramente odiosi. Eccolo che salta, no, benissimo. Lanciatore di coltelli fuori dai coglioni, scusate se parlo un po' colorito. E adesso il go. Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba. Quale gobba? Vabbè. Penultima vita, vediamo se ci riusciamo. Cioè, questo livello veramente, io non lo ricordavo così difficile, veramente impegnativo. È peggio di vedere un TG di Fede dall'inizio fino alla fine. È veramente, veramente. Ok, ci siamo riusciti e vediamo un po' di non perderci un'altra pellaccia. Ecco, appunto. Che figli di gran puttana. Oh, ecco, ma la vita è un po' poca. Adesso però vediamo, faccio un. Pocotto, pocotto! Pocotto, un par de coglioni! Oh, oh. Niente, ultima vita, se non ci riesco adesso chiudiamo tutto e la recensione finisce qua, perché veramente ecco a posto, niente. Finita la recensione, finisce qua senza vedere il quinto libro. Senta, scusi, è entrato adesso uno Benvenuti a sti frascioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fri fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, siamo finiti qua. Io vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale che lo trovate qua intorno da qualche parte. Scrivo il mio nome e da Sala Giochi 1980 è tutto. Ciao da Alessandro.